Prego affinché nessuno qui possa conoscere il dolore di perdere un figlio e sono assolutamente convinto che il dolore peggiore che possa capitare a un essere umano in tutta la sua vita è la perdita di un figlio. Tutti voi siete amati oltre ogni cosa. E ha scoperto che per la sua amichetta sarebbe stato divertente far finta che lui le piacesse, facendogli ammettere online cose molto intime che lei ha copiato e incollato in altri messaggi sparsi sui social network per una buona risata alle spalle di Ryan. Posso immaginare il dolore e l'umiliazione subita mentre se ne stava lì, mentre questa ragazzina lo scherniva. Il gruppo che bisogna coinvolgere prima di tutti è quello degli spettatori intorno, quelli che si trovavano lì, che ridevano e hanno lasciato che tutto ciò proseguisse. Quel gruppo che aveva troppo timore a intervenire dicendo «Ehi, questo è sbagliato». Voglio che ogni giovane in questa stanza, che non è né un bullo né è soggetto a bullismo, ma si trova a essere uno spettatore, si impegni da oggi per tutta la sua vita, non solo ad assistere ridendo, lasciando che tutto ciò accada. Voi come gruppo avete il potere supremo in questa scuola di cambiare questo istituto rendendolo il migliore che uno studente possa mai frequentare. Non riuscirò mai a farvi capire abbastanza l'enorme sbaglio commesso da mio figlio. E prego, qualora tra di voi ci fosse qualcuno che si sente come si è sentito mio figlio, di dare un'opportunità alla vita. Vi garantisco, nel lungo tempo le cose andranno a posto. Non avete vissuto così a lungo per sapere che questo è solamente un brevissimo periodo della vostra vita. Vi garantisco, quando arriverete a 30, 40, 50 anni, rivedrete questo periodo che ha occupato solo 2-3 anni della vostra vita e anche se può sembrare infernale, non è per sempre. E le cose miglioreranno solo dandogli un'opportunità. E spero solo che voi ragazzi abbiate il coraggio di farvi avanti chiedendo aiuto qualora vi sentiate come si è sentito Ryan. Per favore, non dimenticate la storia di Ryan e la fragilità di questa lezione. Grazie, grazie davvero.